come facciamo a stabilire se in un racconto o in un romanzo il tempo è definito o è indefinito? E se è definito, come riusciamo a farci un'idea dell'arco temporale della vicenda, quando si svolge e quanto dura? Ciò è possibile grazie ad alcuni elementi che possiamo chiamare indicatori temporali. Si tratta di espressioni che segnalano al lettore l'epoca, come nel caso delle date, degli anni, dei secoli, e la durata, cioè quanto tempo è trascorso tra un evento e l'altro. In alcuni casi questi indicatori sono molto precisi. Il giorno dopo, una settimana più tardi, passarono 4 anni. In altri, invece, sono più vaghi e non permettono una misurazione cronologica esatta. Una volta, allora, poi, qualche tempo più tardi, prima, dopo, ma anche qualche anno più tardi, dopo qualche ora, eccetera. Perché è importante individuare l'ambientazione temporale di un racconto o di un romanzo? Le motivazioni sono almeno due. La prima, perché riusciamo a capire il comportamento e le emozioni dei personaggi solo se li collochiamo nel periodo storico. L'autorità di un padre dell'Ottocento e la conseguente sottomissione del figlio può apparire crudele e insensata se la interpretiamo alla luce dei costumi del XXI secolo, ma assolutamente normale se si tengono presenti usi e costumi dei secoli passati. La seconda, perché anche la scelta di ambientare una storia in una determinata epoca o in un tempo indefinito è strettamente legata al senso generale della narrazione e ai suoi significati più profondi.